Amici, bentrovati. Siamo giunti alla terza domenica del mese di ottobre e ci imbattiamo in una pagina ancora una volta straordinaria del Vangelo di Marco. Vanno in scena due fratelli, Giacomo e Giovanni, figli di Zebedeo, soprannominati Boanerges, vale a dire figli del tuono, due discepoli di Gesù che non sapevano molto ragionare con le parole, con la mente, ma andavano subito alle mani, evidentemente da qui questo appellativo ad essi attribuito, i figli del tuono, coloro che si facevano strada facendo gran chiasso e anche all'occasione utilizzando mani e piedi per avere ragione. Questi due discepoli di Gesù chiedono al loro maestro cosa fare per avere la meglio sugli altri, cosa dobbiamo fare per essere alla tua destra e alla tua sinistra, insomma per essere i tuoi portaborsa preferiti. Signore, vogliamo avere un posto di rilievo accanto a te. Questa domanda di per sé ingenua, ma molto orientativa rispetto al desiderio di questi due uomini. Noi vogliamo avere un posto di rilievo, vogliamo essere più importanti degli altri, ci stiamo accorgendo che la tua fama cresce sempre di più, tu vieni seguito, cioè c'è una sequela enorme accanto a te, noi vogliamo essere un po' i direttori di orchestra, coloro che davvero ti aiutano in questo grande compito che stai svolgendo e avere anche noi un ruolo, insomma, di privilegio rispetto agli altri. E ti abbiamo anche dimostrato, Gesù, che siamo capaci, molto più capaci degli altri, di attendere eventualmente ad un ruolo di prestigio. La risposta di Gesù è significativa, la dovremmo tenere presente ora e sempre per la realtà ecclesiale che ci appartiene, a cui apparteniamo, perché Gesù fa una distinzione ben chiara. C'è un modo di agire del mondo e c'è un modo di agire dei discepoli di Gesù e quindi della Chiesa, della comunità che si rifà a Lui. Nel mondo non importa se si agisce così, i governanti e tutte le situazioni del mondo hanno i loro criteri gestionali, organizzativi, basati sulle regole che ben conosciamo, meriti, eccetera, no? Tante modalità che non stiamo qui ad indagare, per cui si diventa primi, secondi e governanti del mondo. Ma Gesù utilizzerà proprio un'avversativa molto chiara: ma tra voi non sia così. Cioè, quindi c'è il modo di agire del mondo e poi c'è il modo di agire di Gesù, che non solo sovverte quello del mondo, ma che è proprio un'altra cosa. Tra voi non ci sia la regola del mondo, ma ci sia la regola dettata da Gesù: chi vuole essere il primo diventi il servo di tutti. Ora, a dire il vero, questa norma, se non in pochissimi e rari casi, è stata fatta propria dalla Chiesa, perché a vedere la sua storia bimillenaria occorre con molta onestà dire che la Chiesa non solo ha imitato il mondo, basta vedere tutti i grandi pontificati del XII, XIII secolo, in cui i pontefici, periodi nei quali i pontefici hanno preso il potere, sappiamo bene la storia, il potere spirituale e il potere temporale, non si muoveva foglia in tutto l'orbe, in tutto il mondo, se non il Papa lo volesse, lo decidesse nelle sue caratteristiche, quindi nel suo governo. E quindi altro che regola evangelica del servizio, del porsi in atteggiamento di aiuto dell'umanità, ma fare a tal punto proprio le regole del mondo da diventare una vera e propria dittatura, una prepotenza insostenibile dal punto di vista del Vangelo. Così ci vogliamo lasciare squitare da questa pagina così chiara di Gesù in risposta ai due fratelli, figli di Zebedeo, per riformare, per anche
osservare il nostro modo di agire nelle nostre diocesi e nelle nostre parrocchie? Qual è la modalità di organizzazione, di governance delle nostre comunità e quella del mondo, ad esempio in cui il parroco, il vescovo fanno quello che loro dicono perché investiti di un potere, eccetera, fosse quello episcopale, sacerdotale, che ne so, su base mondana, o è quello evangelico, dove la regola del servizio, della fraternità, della simmetria, siamo tutti sullo stesso piano perché apparteniamo tutti alla Chiesa, disponibilità diverse, responsabilità diverse, ma sullo stesso piano della fraternità in cui l'unico maestro è Gesù. È una grande domanda, perché si tratta di rivoltare come faremmo con un calzino l'intera struttura della Chiesa su base evangelica e non su base dell'impero costantiniano, che purtroppo, che se ne dica, ancora è attuale, ancora detta regole nella comunità dei credenti, e l'impostazione in cui bisogna vivere l'esperienza della fraternità comune. Buona domenica a tutti voi.